cittadini. Linea comune allora? Assolutamente. Rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani. Ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo più essere lasciati soli in concreto. I dati sono buoni, da che sono ministro dell'Interno, grazie al lavoro di persone assolutamente di spessore, grazie anche alla linea della fermezza, sono sbarcati 21.000 immigrati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Non mi accontento, voglio fare ancora meglio, perché meno sbarchi significa meno morti. Voglio arrivare lentamente a ridurre le presenze nelle caserme, negli alberghi e negli agriturismi in mezza Italia. Oggi proporrò a Innsbruck anche altre iniziative che riguardano anche altri fronti per alleggerire ulteriormente la presenza di immigrati e clandestini in Italia. Sono assolutamente ottimista, il governo ragione agisce con una sola voce, con una sola testa. Ma letta l'intervista della 30? Ragazzi, se me la chiedete in 7, però al momento non c'è un porto, sto andando in ufficio per lavorare. Ma se c'è gente che ha minacciato e che ha aggredito, non sarà gente che finisce in un albergo, ma sarà gente che dovrà finire in una galera. E quindi io non darò autorizzazione a nessun tipo di sbarco fino a che non ci sarà garanzia per la sicurezza degli italiani che delinquenti, che non sono profughi, che hanno dirottato una nave con la violenza, finiscano per qualche tempo in galera e poi vengano riportati il prima possibile al loro paese. Oggi la ministra Trenta dice che la strada non è quella dei respingimenti, delle chiusure del Mediterraneo aperto. Parlano i numeri, no, il governo lavora in maniera compatta, parlano i numeri. Per me, Toninelli anche con Trenta. No, sento più Toninelli dei miei genitori. Sento più Toninelli e Di Maio dei miei genitori, quindi non leggo sui giornali cose divertenti, ma ripeto, parlano i numeri. E cosa lei è d'accordo con il ministro Trenta sul fatto che l'immigrazione va regolamentata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il nostro obiettivo, il mio obiettivo è un'immigrazione limitata, controllata e qualificata, perché un'immigrazione controllata e qualificata come in altri paesi del mondo è un fattore positivo per la nostra società.